Mi chiamo Giacomo Zandonini e ho fatto la scuola basso ormai 2 anni fa. Diciamo che è stata una scelta, insomma, non avevo già fatto diverse esperienze lavorative, però l'ho fatta per approfondire un po' qualcosa che mi stava molto a cuore e poi per cambiare anche un po' professione, dirigermi in modo più professionale verso il giornalismo. Quello che ho trovato nella basso e che mi è rimasto dopo 2 anni e che credo mi rimarrà sempre è il fatto di avere degli stimoli. Mi sono trovato in un ambiente in cui c'è molta curiosità, in cui ci si fanno domande e circondato da persone che da 40 anni perlomeno, sì, poi chiaramente la storia della fondazione è anche precedente e diciamo dell'attività di Lelio Basso, della tutta la storia che c'è dietro la fondazione prima, però da 40 anni chi ho incontrato come docente nel corso, si fa domande, poi ci sono docenti più o meno giovani. Però c'è tutto questo patrimonio di domande sulla storia italiana, sulla storia internazionale e di possibili risposte che credo sia centrale per il lavoro di un giornalista. Al di là della tecnica, al di là degli aspetti di ripresa, di montaggio, di utilizzo dei social media, che poi uno può anche approfondire personalmente se è interessato in un'area particolare e poi con la pratica chiaramente si impara veramente. Però credo che la cosa principale sia proprio questo, continuare a farsi domande, farsi le domande giuste se possibile, sapere che domande fare, sapere magari a chi farle e sapere anche che c'è un posto come questo che è anche un riferimento, quindi non siamo soli quando ci facciamo domande anche su cose abbastanza complesse, difficili, in alcuni casi anche magari rischiose, ma c'è chi l'ha già fatto prima di noi, siamo un po' dentro questo percorso e questo secondo me è il patrimonio che mi è rimasto in modo più forte dell'esperienza nella scuola, che appunto poi mi ha lasciato anche una consapevolezza su alcuni utilizzi di alcune tecniche, anche della scrittura, per esempio, una riflessione sull'aspetto della scrittura. E, però devo dire che se penso, la cosa che assolutamente più mi è rimasta è questa. Sapere che lavorare, fare inchieste, che è una cosa che oggi in Italia non fa quasi nessuno, lo si fa partendo da domande importanti, da un lavoro di gruppo che è anche molto importante. E che ci vuole insomma, un grosso coraggio per farla, ma si può fare. Quindi, insomma, secondo me questa è la cosa forte che penso che la Fondazione Basso con la scuola di giornalismo dia forse di più di altre scuole che magari puntano molto su un aspetto tecnico, hanno diciamo un monte ore anche più ampio, però secondo me qua si respira un ambiente che ha una sua storia e che in qualche modo rimane dentro se uno vuole coglierlo. Ecco, questa secondo me è una delle motivazioni principali è di quello che mi è rimasto di più.